L'atmosfera alleluia, perché qui c'è una macella. Quindi se tutto va bene, perché abbiamo bisogno dell'accompagnamento, eseguiremo Festival Sanctus. Festival Sanctus fu composto nel 1988 dall'americano John Dee in occasione del simposio corale internazionale dell'Università del Missouri e Cassassanti. Il brano si crea subito come tipico di un'area culturale diversa dalla nostra, con i suoi particolari ritmi e le sue antiche armonie.
sempre nell'organizzazione del maestro Tartini, vi dedichiamo il canto che celebra l'Adriatico, un brano di rara bellezza e la perfetta armonia tra la poesia delle parole di Lignani e la raffinatezza della musica di Dionio, maestro. Thank you.
Volare, 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 e volare,
ci concediamo da voi, tornando alla tradizione americana con Frank Cernet. È uno scrittore tradizionale che all'interno ha un'aspettativa e incontro con il Signore. Prima dell'esecuzione dell'ultimo brano, voglio ringraziare il direttore artistico di questa splendida manifestazione, la professoressa Maria Gabriella Castiglione, e voglio ringraziare tutti voi per lo spettacolo, per il ascolto e il calore di mostrarvi. Grazie davvero a tutti e a tutti.
presidente del consiglio del comune di Pescara, la dottoressa Lola Gabriella Berardi. Io sono commossa da questa bellissima esibizione che ha fatto questo corale di Laura. Avrei voluto dare prima il benvenuto, ma ormai sono già di casa, quindi sono contenta anche di questo. Do il benvenuto anche a voi tutti in questa splendida struttura che per lui è un orgoglio e sicuramente anche per voi. Sono vicino alla direttrice, al direttore artistico di questa manifestazione che sicuramente è molto prestigiosa e per questo ha ricevuto anche il premio, la medaglia d'oro del Presidente della Repubblica e quindi penso che sia proprio l'espressione della valenza culturale dell'iniziativa di Maria Gabriella Spinone. Sicuramente sarebbe bello e sarebbe auspicabile per noi tutti che manifestazioni di questo tipo si riproponessero e facessimo anche di più perché l'arte e la cultura ci arricchiscono lo spirito e il cammino. E quindi io non posso fare altro che ringraziare l'impegno profuso dal nostro direttore artistico, da tutti i partecipanti. E faccio invito con tutti a fare nuovamente un applauso perché hanno fatto un'esibizione bellissima. E quindi... cercherò di impegnarmi insieme a Maria Gabriella. Con quello che è possibile di fare qualcosa a Natale come lei già cercato di proporre e speriamo di portarlo a termine. Ci vuole tanta volontà. Tanta volontà e con poco lei ha dimostrato di riuscire a fare una gran bella cosa. E mi associo anche al corpo per Robin Williams, che è sicuramente un artista eccezionale. Scenario meraviglioso, mi lasci qualcosa nel cuore e si ripeta sempre più spesso. Speriamo anche che i cittadini di Pescara riescano a sensibilizzarsi sempre di più per una manifestazione di questo tipo. Grazie. La cervicale, ci cioè deve essere una perdota di acqua santa. Noi musicanti abbiamo fatto anche delle raccolte fondi, perché l'Aquila è una città che è stata un po' offesa da parte di tante persone e anche dalla calamità naturale purtroppo. Però è una città che deve rinascere e sicuramente anche con questi nuovi governi rinasceranno ancora di più come anche la cultura. E noi ce la mettiamo tutta quanta, quindi ci vuole, come ha detto la dottoressa Berardi, ci vuole tanta volontà, perché con poco si può fare tantissimo, con una mamma di famiglia che ha magari poco budget e riesce a fare un grande pranzo. Quindi non è che ci vogliono grandi cifre, ci vuole tanto sacrificio, passione, come la passione dell'attorale e la volontà dell'altro. Grazie. Thank you.
E al pianoforte c'è una pianista eccezionale che si può suonare il Bussi l'anno scorso, quindi la pianista classica, questa sera la pianista folk, nonché anche il musicoterapeuta, si è laureata da poco e sta anche in mostrando dei laboratori di musicoterapia. Quindi a maggior ragione sottolineiamo che in Abruzzo ci sono persone di talento e persone di cultura, quindi l'organetto, sì l'organetto. Il maestro Francesco Monaco. Francesco Monaco, sì. A posto, sì. Ricordo l'anno scorso quando abbiamo avuto i nuovi folcloristici, c'è
Buonasera, benvenuti a tutti. Il coro è il nostro Catrino e la Catrino. Sicuramente conoscete un paio di 5.000 anni, a 15 minuti da Perca, in Bologna, una posizione indimenticabile, è un dolore del mare, e si vede anche la Mariella e il Gran Sasso. E Torre Vecchia di Catrino, un gruppo di amanti della musica, nessuno di loro. Vabbè, facciamo così, ecco, è un gruppo di amici che si trovano insieme per fare il prova, sono due professionista e quindi questa sera vi facciamo ascoltare un repertorio proprio del folk abruzzese e portare un po' di allegria, che in questo momento ne abbiamo molto bisogno tutti i giorni per la serenità e quando non arriva noi ci perdiamo così cantando. Iniziamo con un canto che sicuramente conoscete, che è Reginella Campagnola.
facciamo un salto in Sicilia con un altro brano sempre fuori popolare che conoscete benissimo, che è Shuri Shuri.
Maria. Thank you.
povera Lusinella, che perseguita da questo fidanzato, che appunto vuole un sì, anche se Lusinella non è molto d'accordo. Io non so come va a finire, secondo me va a finire male. Comunque, i saraceni mi desete. Thank you.
torniamo all'allegria, ci spostiamo per un attimo sempre dell'Abruzzo, andiamo un po' più su con l'uva focarina. Thank you.
Thank you.
stato qualche guasto perché non dipende dall'auto, tanto meno dai musicisti, quindi, ma comunque siamo arrivati alla fine del concerto. Ringrazio questo coro incredibile, ancora un applauso al maestro. Grazie a tutti.
Grazie che vieni sempre, dove ti sei?